Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Continuano gli appuntamenti dell'iniziativa Tra Ville e Giardini, giunta quest'anno alla 12ª edizione e che si propone con una serie di novità legate sia ai luoghi in cui si svolgono le serate, sia ai musicisti e agli attori che ne sono protagonisti. I 18 appuntamenti in 18 comuni che vedono coinvolto tutta la nostra provincia, in alcuni posti assolutamente nuovi quest'anno. Un po' il filo conduttore di quest'anno è la voce, sono le voci che vengono da lontano, voci che sono invece a noi più vicine, che si mescolano, che ci fanno incontrare con culture diverse, con sonorità diverse, con modi diversi di interpretare la musica e il teatro. Un grande avvenimento perché unisce parecchie sinergie. Questa manifestazione Tra Ville e Giardini sono le bellezze del nostro Polesine che si vogliono mettere in evidenza e riunire anche tutti i comuni in una sinergia di spettacolo e di divertimento anche per i nostri polesani. Mercoledì 27 luglio la serata è stata animata dai ritmi della Doll Foundation, percussionisti ormai famosi in tutto il mondo e che hanno collaborato alla realizzazione di dischi e di colonne sonore con artisti quali Peter Gabriel, Jimmy Page e gli U2. Il pubblico sarà contento di ascoltare la Doll Foundation. Sono sicura che sarà una serata scoppiettante all'insegna della musica che diverte, che fa stare insieme le persone. Questo è un po' anche il nostro obiettivo. It's going to be an amazing event. We're going to do our very best to do what we do and get everybody up and dancing. I hope everyone bought their dancing shoes because they're going to need them and aching feet tomorrow. Le aspettative non sono state deluse. L'entusiasmo del pubblico ne è la prova inconfutabile. Da non perdere quindi i prossimi appuntamenti dell'estate di Tra Ville e Giardini ed il video completo dell'intervista con il leader della Doll Foundation, Johnny Calsi.